Romeo was bleeding, but you can see his blood. It's nothing but something that a soldier he took. Spirit is in you left me, and now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that cute anymore, but baby, it's just me. Bon Jovi così bene, io quando sento Bon Jovi devo per forza bere whisky e infilare $10 nelle mutande di qualcuno. Quindi, qui il whisky non c'è, quindi puoi girarti, Noemi, per favore. Dai. Come ti chiami, zio? Da dove vieni? Quanti anni hai? Sono Dani, ho 29 anni e sono della provincia di Taranto, Grottaglie. Grazie. Hai fatto poker, zio? Hai fatto poker? E sei riuscito a tirare fuori di nuovo il tamarro anni 80 che è in me? Complimenti. Benvenuto a The Voice. Bye. Grazie. Ciao. Ciao. Sam, come ti chiami? Mi chiamo Dani. Ok. Però preciso una piccola cosa. Ah, ok, dici. All'anagrafe il mio nome ha una vocale finale che mi era scomoda. Quindi Dani è il diminutivo di Daniela in teoria. Daniela. Ho eliminato l'ultima vocale perché non mi stava bene, ripeto. Perdonami, Daniel, non ho capito bene. Prima eri una donna tu. Sì, diciamo che mi chiamerò Daniel a breve. Certo, adesso Daniel. Molto amichevole. Ok, ma è giusto, ognuno deve fare quello che si sente. Grazie. Ma ci puoi raccontare un pochino la tua storia? Voglio sapere chi sei. Ah, io canto da sempre ed è il modo migliore secondo me per esprimere quello che è il mio percorso, quello che sto facendo. Quindi attraverso l'arte spero di poter comunicare un significato importante a tutti e per cercare di sensibilizzare e cercare di trasmettere qualcosa di veramente bello e particolare. A noi ci sei arrivato comunque, puoi stare tranquillo. A prescindere dal tuo nome, guarda. Io sinceramente ti ho sentito da morire e non lo so, qualcosa nella tua anima mi ha attirato attraverso la tua voce. Daniel, hai una voce vulcanica, veramente vulcanica, potente, forte, intonatissima. E poi ammiro moltissimo il tuo coraggio. Grazie. Hai tutta la mia ammirazione. Grazie, grazie. Assolutamente. E non so se lo sai, nel 1976... Anche lui cambiò. No. Si chiamava Pierre, forse. Si chiamava Pierre. E c'è una frase bellissima che dice... fai quello che vuoi tu che puoi. Esatto. No? E questa frase, devo dire... è stata resta scritta, quel che sei tu che puoi. Esatto, è stata scritta per te fino nel lontano 76. Dieci anni prima che io nascessi. E allora anche provvidenziale. Esatto, anche per questa ragione che te lo dico a fare. Vieni nel nostro team, giusto Francesco? Giusto, giusto. Grazie. Dan. Ciao. Tu sei tra quelle poche persone che possono permettersi di camminare su due binari. E quindi hai una doppia forza anche.
questa doppia forza, se tu verrai con me, la moltiplicheremo insieme. Che musica ascolti? Mi piace ascoltare di tutto, non ho dei limiti. Mi piace il pop, mi piace il rock, mi piace anche cantare lirico, tipo... Il mio pezzo preferito è Nessun Dorma, mi piace farlo proprio in versione da tenore. Ci fai un attimo il finale? Vincerò, vincerò. Ascolta Dana, io ti dico questo, qualsiasi sia la tua appartenenza ai generi, tu stasera hai cantato con le palle. Certo. Se ti fa piacere, ti dico questo. Zio, qua nel Team Max sappiamo che quello che vediamo ora è quello che tu sei sempre stato dentro, quindi... Grazie. Sai che qua sei a casa tua. Io vi ringrazio tutti perché per me è un'enorme soddisfazione. Quattro poltrone, veramente. Io nella mia vita ho lasciato una parte di me indietro, diciamo, e potrei recuperarla, magari quella piccola percentuale che non va mai lasciata, perché è una percentuale di sensibilità molto importante che hanno le donne. E in questo caso, grazie a Noemi, probabilmente posso ricordarmi ogni tanto che il testosterone va abbassato con queste cose. Ha scelto l'unica donna, esatto, alla fine. Sì. Ti posso dire una cosa? Mi dica. Che al di là dei generi, io mi sono girata per la tua voce, che è unica e bellissima. Grazie. Grazie per la fiducia. È fortissimo. Ha scelto l'unica donna. Il primo impatto con Noemi proprio è stata una questione di sguardo, e anche per la ragione che ho spiegato prima. Certo. Che è fondamentale per me. Sono felicissima che Dani faccia parte del Team Noemi, perché è una voce unica e perché strapparlo agli altri coach non ha avuto prezzo. Grazie mille per aver visitato il canale ufficiale di The Voice of Italy su YouTube. Prima di andare via però, clicca qui ed iscriviti. Per continuare a vedere questo video e tantissimi altri, mi raccomando, clicca sul sito thevoiceofitaly.rai.it. Ciao!